Qual è il giorno più bello della settimana? Sto parlando proprio con te. Dai una risposta. Il giorno più bello della settimana è? Benvenuti in Perle di Coaching. Io sono Mauro Pepe e sono il mental coach di vincicolamente.it. In questo video risponderemo a una domanda provocatoria. Qual è il giorno più bello della settimana? Ora tu potresti rispondere: è la domenica, dove incontro quella persona in particolare, oppure per esempio per mio figlio il momento in cui vai da nonni, oppure quando va a giocare a calcio, o quando incontra un amichetto. Per un lavoratore potrebbe essere il giorno della paga. Non lo so, per te potrebbe essere il momento in cui vai a fare quella sfida che ti eccita tanto, quell'incontro, quella partita. Oppure potrebbe essere il lunedì perché inizia una nuova settimana e stai facendo qualcosa che ti eccita tantissimo. Qualsiasi sia la risposta che tu hai in testa, che sia un lunedì, un martedì, una domenica, un venerdì, ahimè, la risposta è sbagliata. Il giorno più bello della settimana è ora, perché è l'unico momento esistente. Ora che sto registrando questo video, è lunedì. Mettiamo il caso che il tuo giorno più bello della settimana, o quello che la risposta che hai dato fosse il mercoledì. Il mercoledì in questo momento qua non esiste, è il futuro. Esisterà, ma il futuro non esiste. Il futuro è solo una proiezione della tua mente rispetto a qualcosa che potrebbe accadere. Mettiamo il caso che invece tu hai risposto la domenica. La domenica è il giorno appena passato, è il passato, non esiste più. È esistito, certo, ma non esiste più. L'unico momento esistente è ora, è questo momento. La vita è solo questo momento. Purtroppo la maggior parte delle persone vive o ancorate al passato o proiettate troppo nel futuro. Spesso sento dire, quando io ero giovane era diverso, era tutto più bello, ci divertivamo davvero. Oppure il calcio di una volta era più bello, o la musica di una volta era più bella, oppure quando ero giovane riuscivo a fare questo, questa e quest'altra cosa qua, ho raggiunto questi risultati, e rimaniamo agganciati al passato. O ancora peggio, rimaniamo agganciati a situazioni del passato che non ci piacciono e che magari sono molto dolorose, e cerchiamo di scacciarli, di combatterli quei pensieri invece che risolverli, e rimaniamo agganciati al passato. Oppure dall'altra parte c'è gente che rimane troppo ancorata al futuro, con frasi quali: quando riuscirò a ottenere questo, allora sarò felice. Quando avrò raggiunto questo, allora mi sentirò bene, importante. O ancora peggio, devo fare una sfida fra qualche giorno e la vivo e la rivivo sempre con maggiore ansia, paura, e provo paura ancora prima ancora di affrontare quella situazione lì. Basta, il futuro non esiste perché esisterà, il passato è già esistito. Ovviamente non possiamo restare come il Buddha tutto il tempo in meditazione concentrati sul presente, c'è bisogno di un equilibrio tra presente, passato e futuro. Un buon equilibrio è: la maggior parte del tempo devo stare nel presente, l'85% devo stare nel presente, nel qui ed ora, concentrato solamente su quello che sto facendo. Io a fare questo video, tu magari a guardarlo, ascoltarlo. Poi, al massimo, il 5% del tempo nel passato. Il passato è prezioso, perché il passato può essere una grande fonte di riferimenti positivi, tutte le cose che siamo riusciti a fare nel passato, oppure una grande fonte di maestri, le nostre cadute, le nostre sconfitte, o anche le cose fatte bene che ci hanno insegnato qualcosa di prezioso. Ma al massimo il 5%. E al massimo il 10% nel futuro. Il futuro è ottimo per la programmazione, per porsi degli obiettivi o per sfruttare il potere dell'anticipazione. Quando un mental coach chiede al proprio atleta di visualizzare, o molti atleti visualizzano la gara e la riprendono mentalmente, stanno sfruttando il potere dell'anticipazione. È positivo? Certo, è utile, è importante, ma non possiamo rimanere mentalmente sempre in avanti. Dobbiamo stare concentrati unicamente su quello che stiamo facendo ora. Quindi c'è bisogno di un equilibrio tra presente, passato e futuro. Non ti accontentare di vivere secondo gli stereotipi. Non ti accontentare di vivere in funzione a un giorno che verrà. Lavoro tutti i giorni una settimana perché so che la domenica pomeriggio poi farò quella cosa che mi piace tanto. Non vive per la domenica pomeriggio, altrimenti rischi di vivere solo
quel pezzettino di vita ogni settimana ed è tristissimo. Se tutti i giorni fai qualcosa che non ti piace, cambiala. Ricordalo, tu meriti tutto il successo che vuoi. Devi essere solo disposto a decidere, a trasformarti, a imparare quello che ti serve per raggiungere la persona che vuoi essere e fare tutte le azioni possibili e necessarie. E darti un tempo sufficientemente lungo per poter raggiungere gli obiettivi che vuoi. Però ricordalo, tu già meriti il successo che vuoi ottenere. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo. Se hai qualche domanda, scrivila nei commenti. Io ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!